Buongiorno a tutti, amici. Finalmente una bellissima giornata di sole. Che ci manca tanto, eh? Ci manca davvero tanto. Siamo a un'oretta e neanche mezzo da Capo Nord, credo un 100 chilometri. E ci arriviamo oggi col sole, quindi siamo felici. Ci sono delle novità perché negli ultimi giorni questa pallina che ho qua, che non so neanche cosa sia perché non l'ho mai fatta controllare, si deve essere infiammata, non lo so, e comunque mi fa male, mi sta facendo male, secondo me è anche cresciuta e quindi devo assolutamente, ce l'ho da 8-9 mesi, devo assolutamente farla controllare. Siamo nel nord della Norvegia, quindi non so se farmi, dopo aver visitato Capo Nord, tutto a tavoletta e riscendere giù e in Italia a farla controllare da qualcuno, non so se tornare in Spagna a farla controllare in Spagna. Adesso decidiamo il da farsi. Una cosa è certa, bisogna che la faccia vedere, perché poi magari, cioè, se è da togliere, è da togliere facilmente, se cresce magari finisce vicino all'occhio, vedete, cioè quasi quasi ce l'ho qua sotto l'occhio, inizia a darmi proprio fastidio. E quindi bisogna prendere una decisione, bisogna muoversi, bisogna agire. È arrivato il tempo di agire. Comunque adesso mettiamo in moto, Rita e Davide sono pronti ugualmente e partiamo. Buongiorno. Buongiorno anche a Rita e buongiorno anche a Dato. Buongiorno. Come vi dicevo prima, siamo a 1 ora e 27 minuti da Capo Nord, 93 km. Ormai ci siamo, e questo non ce lo toglie nessuno. Poi dopo vedremo cosa fare, ragazzi. Siamo a 4000 km da Milano. E a Milano potrei già farmi controllare da qualcuno. Ma 4000 km vuol dire anche facendone 600 al giorno, che sono già moltissimi, ci vogliono 5 giorni, ci vogliono 8 giorni, voglio dire. E non è semplice neanche rientrare, ci vuole un bel po' di fatica e di guida. Però vabbè, adesso andiamo a Capo Nord e poi ne riparliamo. Nord Cap, 88 km. Entrati in un tunnel e stiamo scendendo tantissimo. Questo che vedete è un discesone, perché adesso faremo un tunnel sottomarino e arriveremo nell'isola di Capo Nord. Praticamente poi faremo l'ultimo tratto di asfalto per arrivare alla fine d'Europa. Thank you.
26 km dal Nord Cap. A questo punto ci andrei anche a piedi. Nord Cap 20 km. Che panorami qua, eh. Ancora tanta neve, tanti laghetti. Paesaggio lunare, eh. Non c'è nulla, qua non cresce nulla, è d'inverno, va a fare a freschetto. Eh. 5,6 km, 5 minuti a Capo Nord. C'è freschetto qua, eh. Bisogna scendere con un giubbottino, cuffietta. Nord Cap 500 metri, entrata, siamo arrivati amici, abbiamo fatto un bel viaggio insieme anche stavolta, eh. Nel frattempo che Rita ci prepara un pranzetto, noi scendiamo e vi facciamo vedere un attimo Capo Nord, il parcheggio, poi scendiamo anche con Rita e andiamo proprio nel punto dove hanno posizionato la famosa sfera con i punti cardinali, sicuramente punto più a nord d'Europa, dato. Guardate quanti camper ci sono, quanta gente c'è parcheggiata qui. Abbiamo pagato intorno ai 20 euro per restare fermi qui e possiamo andare via domani entro mezzogiorno. C'è freschetto, eh? Sì. Vero? C'è abbastanza fresco. Tanti motociclisti, tantissimi, è pieno. È la meta preferita dei motociclisti. Ne abbiamo incrociato migliaia in questo viaggio. Nord Cap 71 gradi 10 primi 21 secondi a nord. Abbiamo il fatidico posto sito qui di fronte a noi, ma non ci avviciniamo perché aspettiamo anche a Rita, quindi torniamo in camper e veniamo tutti e tre insieme dopo. Giusto? Giusto. Da qui si vedrebbe perfettamente il sole di mezzanotte, perché dovrebbe stare proprio qui di fronte e non c'è nulla, ma è nuvoloso e piove per un paio di giorni. Piove sempre, amici, sempre, sempre, sempre. Siamo un po', ma neanche scarognati noi, perché qui è così. Però certo, avrebbe potuto fare oggi una bella giornata di sole. A mezzanotte venivamo con Rita e Dado e vi facevamo vedere il sole di mezzanotte. Verremo uguale a mezzanotte, io verrò uguale qui a mezzanotte, vi faccio vedere almeno la luce, vi faccio vedere il sole, non lo so, non credo. C'è un freddo boia, adesso vi dico quanti gradi ci sono, vediamo le previsioni cosa mettono qui a Nord Cap, perché c'è vento e il vento è gelido. Mettono 8 gradi, sembra che ce ne siano di meno. Vabbè, che 8 gradi per noi sono davvero pochi. Vediamo cosa mette il termometro del camper. Il controllo delle temperature del camper. Vediamo cosa ci ha preparato la Rita. Poi di pomeriggio il riposino e poi andiamo a fare una foto tutti insieme. Ah, sì, sì, sì. Pomeriggio no. Sì. Di notte no. Mezzanotte non vieni tu? No, toglitelo dalla testa. Io me ne rimango al calduccio. Abbracciata col cinese. Ah sì. Io direi che ci sia. Bene, siamo pronti per il pranzo. Due bicchieroni di vino e poi si vedrà. Poi il riposino di pomeriggio e poi due foto nel punto di interesse.
E poi dobbiamo decidere cosa fare del nostro viaggio, ragazzi. Io non sto bene. Questa cosa sta crescendo, forse, o solo magari è infiammata, quindi è più gonfia per quello. Però dobbiamo decidere cosa fare. Devo decidere se scendere subito e farmi controllare o scendere piano piano dalla Svezia e goderci anche un po' la Svezia. Non lo sappiamo. È una scelta. Dove farlo fare? E anche dove? Se farlo a Milano, se farlo in Sardegna, se farlo non so nulla. In Sardegna, a nord, oppure anche in Spagna si potrebbe fare, non lo so, decidere. Dobbiamo cercare di capire, devo cercare di capire, ragazzi, cosa è giusto fare, cosa è meglio fare. Adesso pranziamo, ci vediamo dopo. Ciao. A dopo. 16:52, amici. Chiusi in camper, aspettando che smetta di piovere per andare tutti e tre e farci una foto, come vi abbiamo detto stamattina, nel simbolo di Caponord, nel simbolo principale. Non ve l'abbiamo neanche fatto vedere perché volevamo andare appunto tutti e tre insieme, quindi appena smette. Poi comunque vorremmo andare anche a mezzanotte e farvi vedere, speriamo, anche il sole, ma non credo che esca il sole. Pioggia di mezzanotte. Vi facciamo vedere la pioggia e le nuvole di mezzanotte, però vabbè, la luce ve la faremo vedere. E poi domani mattina andiamo via. Ho pensato di andare direttamente in un ospedale in Svezia, in un pronto soccorso, semplice, in un ospedale, e farmi vedere lì. Se no dovrei farmi 5.000 km in 3 giorni, una pazzia. Ora di merenda, sono avanzate da ieri, non le buttiamo, oggi però con un cucchiaino di marmellata. Basta, chiudila. Ecco qui. Piccola crepe. Piove, eh? Continua a piovere sempre. Non riusciamo a scendere per fare una foto insieme. Vabbè, dobbiamo dormire, non fa mai buio, quindi abbiamo tempo. 8:30 della sera in TV, gli europei. E noi chiusi in camper come tutti i camperisti che ci sono qua intorno, tutti blindati, ci sono 8 gradi, c'è freddissimo, piove. E quindi non vi portiamo neanche stasera a vedere questo punto. Vi portiamo domani mattina, prima di andare via. Dobbiamo lasciare quest'area entro mezzogiorno, quindi abbiamo tutto il tempo. Oggi pesce, carote, vino, verdure e pomodori. Buon appetito. Ve lo faccio vedere domani, Rita, questo posto. Tu non ti sei mossa. A domani. A domani. Buon appetito. Ciao a tutti, amici, a domani. Ragazzi, sono le 2:26 del mattino. Guardate la luce che c'è. E c'è un vento spaventoso. Mi sto spostando e sto raggiungendo un pronto soccorso in ospedale perché mi sta facendo molto male. Mi sta chiudendo anche un occhio. A 3 ore di distanza con questo vento. Guardate la luce e il sole è lì dietro. Purtroppo non vi faccio vedere neanche alla fine quel sito perché me ne vado. Ho fatto una foto a Davide e vi carico quello. È 37 del mattino, ragazzi, un tempo da schifo. Guardate la gente che cerca di arrivare a Caponord in bicicletta con questo clima. Ci sono 6 gradi adesso, una nebbia paurosa. Marito e moglie in bicicletta alle 2:37, assurdo. E io alle 2:37 mi devo fare 3 ore e 6 minuti di guida. Una pazzia. Ma mi sta dando troppo fastidio, devo per forza farmelo vedere. Guardate che alto il sole alle 2:56 del mattino. Sembra le 2:56 del pomeriggio. 4:15 del mattino, manca 1:36 all'ospedale. Continuiamo a guidare, a viaggiare, ragazzi. Ci aiuta la luce, per fortuna. Alle 10 del mattino, mancano 41 km all'ospedale. Ce l'abbiamo quasi fatta. Avete visto le renne in mezzo alla strada? Enormi. Ragazzi, sono le 6 del mattino, sono in ospedale. Una signora, un'infermiera,
Nel pronto soccorso mi ha preso le generalità, la tessera sanitaria europea e adesso mi chiamerà il medico tra 15-20 minuti. E così scopriamo anche che cos'è questa cosa che è cresciuta molto, mi fa malissimo adesso. Eccomi qua, 7:06, appena finita la visita col dottore, è una cisti che si è infiammata, quindi mi ha dato semplicemente degli antibiotici che devo fare per 10 giorni e si risgonfierà e ritornerà piccolina come era prima. Poi dovrò farla incidere e operare dove voglio. Spero di essere già in Italia, in Sardegna, e farlo fare lì o in Spagna, vedremo. Comunque niente di serio, niente di grave, il dolore ce l'ho perché ormai si è infiammata, è diventata grandissima, mi fa male sino all'occhio. Ho già preso due pastiglie di antibiotico che me le hanno già date qua e devo andare a prendere le altre in farmacia adesso appena apre alle 8:30. Rita, stanca? Sì. Non abbiamo dormito tutta la notte, notte in bianco, non mi succede da quando ero ragazzino, andavo in discoteca. Non mi piace più però. Comunque siamo almeno tranquilli e siamo... Però mi è piaciuto perché c'era la luce. Eh sì, abbiamo visto finalmente il sole alle 2 del mattino, è stato particolare. Comunque abbiamo le ricette, adesso andiamo in farmacia, ritiro gli antibiotici e poi proseguiamo il viaggio. E mi dispiace molto non aver filmato alla fine proprio il... come si chiama? La statua di Capo Nord. Il mausoleo di Capo Nord, però almeno ci siamo fatti le foto e abbiamo pubblicato quelle. Sì. Perché non abbiamo filmato? Perché a un certo punto abbiamo spento la videocamera e abbiamo detto no, bisogna che filmiamo anche insieme a mamma. Poi invece alla fine ha sempre brutto tempo, vento, pioggia e ci siamo dimenticati. E poi alle 2 del mattino ho deciso di venire in ospedale, quindi me ne sono andato. È andata così, va bene, proseguiamo, andiamo. Pazienza. Comunque organizzatissimi, in 2 minuti mi hanno fatto entrare, visitato e la visita l'ho pagata 30 euro. Ho fatto la cosa giusta comunque perché mi sono tolto un pensiero. E poi comunque me lo curo anche, perché una volta che è infiammato così, cioè, è obbligatorio iniziare la cura di antibiotici. Adesso per 10 giorni devo prendere 3 antibiotici al giorno. Tempo sempre orribile, ragazzi, è freddo, tanto freddo, pioggia e vento. Ce ne siamo andati alle 2 del mattino da Capo Nord perché c'era un vento mostruoso, stava facendo ballare tutti i camper, addirittura un camper a fianco gli si è aperta la porta, gli ha portato via la... hanno nella porta attaccato il cestino della spazzatura, è volato tutto e non riuscivamo neanche a dormire, quindi abbiamo detto Rita c'è luce, 2 del mattino, sto male, andiamo in ospedale al pronto soccorso. Così è successo. Eccola qui la farmacia Vitus Apotec. Dovrebbe aprire alle 9, sono le 8:57. Antibiotico comprato, ragazzi, continua il viaggio. Almeno possiamo continuare il viaggio, perché nelle condizioni in cui ero, in cui sono, tra preoccupazioni e questa maledetta cisti che si è infiammata, mi fa male, mi stava chiudendo addirittura l'occhio, quindi abbiamo fatto la cosa giusta. Andiamo ragazzi, si inizia a scendere dalla Svezia. 19:35 a Stoccolma, la capitale della Svezia, 1636 km. Ovviamente ci fermiamo prima, eh. La visitiamo mentre scendiamo piano piano, mentre raggiungiamo il sud, faremo diversi parcheggi. Comunque andiamo a cercare un po' più di caldo e magari un po' più di sole, speriamo. C'era più luce stanotte alle 2:30-3, vi ricordate, che adesso alle 9:20 del mattino.
Ragazzi, verso le 11 ci siamo fermati e ci siamo riposati un'oretta. Adesso questa giornata, anzi questa nottata persa, la recupereremo un'oretta di mattina, due di pomeriggio, sino a quando poi stanotte dormiremo bene. E sarà tutto dimenticato. Sono sempre più gonfio, vedete? Devo prendere il secondo antibiotico alle 3 del pomeriggio, poi alle 11 di stasera, e così per 10 giorni. E poi appena si sgonfia, mi ha detto, cioè appena va via l'infezione o l'infiammazione, posso farmelo operare, quindi un'incisione e togliere. E devo fare così perché lasciandolo potrebbe riverificarsi di nuovo questa cosa che mi è successa, cioè si rinfiamma o si rinfetta. Comunque Rita ci ha preparato due spaghettini alla matriciana e due pezzettini di pollo con olive. E poi ragazzi, io mi metto alla guida e Rita dorme un pochettino perché lei ha riposato un po' meno di me già nel computo delle ore. E io mi faccio 2 orette di guida. Dobbiamo scendere più al caldo, dobbiamo scendere in Svezia e quando inizieremo a trovare caldo, inizieremo a parcheggiarci. Sino ad allora continuiamo a scendere. Abbiamo fatto un mese di pioggia, un mese di freddo e basta, non ne possiamo più. Ok, buon pranzo, ci vediamo dopo in viaggio probabilmente. 3 del pomeriggio, amici, seconda dose di antibiotico presa, faccia sempre più gonfia. Rita finalmente si può riposare 2 orette anche lei e io guido un po'. Scendiamo verso Stoccolma, cioè la direzione è quella, ma mancano 1560 km. Piccola pausa e poi riprendiamo il viaggio. Vi faccio vedere in che condizioni abbiamo il camper con questo mese trascorso in Norvegia. Questa è comunque un'area picnic. Vedete, c'è la possibilità di scaricare la cassetta gratuita, i bagni e la spazzatura. Belle queste che mettono a disposizione. Poi ci sono i tavoli. Ma non si potrà rimanere qui dalle zanzare, ci sono pieno di laghi. L'altro giorno ci hanno assalito, ho trascorso la notte in bianco ammazzando zanzare. Non ti puoi neanche fermare un attimo in questi tavoli. Impossibile. Mi stavano già dando, guardate, ce n'è una nella videocamera. Mi stanno già dando la caccia. Siamo a 1 ora e mezzo spaccati dalla Finlandia, c'è un trattino di Finlandia, forse un'oretta, e poi si entra in Svezia. E noi scendiamo in Svezia, non facciamo la Finlandia, vogliamo trovare un po' di bel tempo e di caldo, se no finisce come in Norvegia, che vuoi fare, vuoi vedere, vuoi visitare, vogliamo farvi vedere, ma fatto su un mese che siamo stati avrà fatto 25 giorni di pioggia e quindi diventa molto complicato. Sono dovuto ripartire subito perché infestato dalle zanzare mi hanno punto già in testa un paio di volte. Speriamo che non ne siano entrate nel camper, se no trascorriamo la seconda notte in bianco di fila. Ragazzi, siamo arrivati all'ora di cena, mi sono riposato ancora un po'. Guardate in che condizioni ho quest'occhio, guardate come è gonfio l'occhiaia perché sta spingendo verso l'alto, si è gonfiato tutto, fa malissimo. Meno male che c'è Rita che ci assiste e ci prepara tante cose buone, guardate. Peperoni, una caprese con altri sottaceti. E poi oggi fettina di pollo ai ferri perché voglio mangiare più leggero. Con gli antibiotici voglio stare più leggero. Non posso bere vino per 10 giorni, non so se l'avevo ancora detto ai nostri amici.
un guaio, un dramma. Un dramma grandissimo. Dramma, 10 giorni senza vino. Troppo, 10 giorni senza vino. E poi 10 giorni un antibiotico. Io l'ho sempre preso per 6 giorni gli antibiotici. No, adesso 10. Una settimana, 7 giorni. Comunque ragazzi, dai, staremo sempre meglio, andrà sempre meglio. Ci vediamo domani mattina. Siamo, ve l'ho già detto, non me lo ricordo, a un'oretta dalla Finlandia. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao Rita, ciao, ciao. Domani.